Finalmente è arrivato e sto parlando del mio pacchettino Clio Makeup. Stavo pensando a una cosa veramente carina e quindi con questo video apro anche un sondaggio, a parte farvi vedere che cosa ho acquistato io per ora da Clio Makeup, perché penso di tenere questa scatola e metterci la mia collezione appunto di Clio Makeup. Pensavo di regalarvi un prodotto appunto che ha ideato Clio Makeup. Come sapete, sicuramente Clio Makeup ha creato una linea di makeup appunto, quindi c'è un suo sito, magari vi lascio il link qui nell'info box. Sono usciti due soli prodotti, ma secondo me, anzi sicuramente arriveranno altri, quindi il sondaggio di questo giveaway riguarda proprio questo: quale prodotto di makeup volete in regalo. Quindi io sto aspettando che escano altri prodotti di appunto di questa collezione per acquistarli. Arriviamo subito al mio acquisto. Per ora mi sono limitata ad acquistare questo bellissimo rossetto, questo rosa indiano. Come facevo a non acquistare? Adoro i rossetti. Penso che si possa capire, anzi, fatemi sapere se vi interessa il video. Per ora ho sistemato questa parete dietro di me, questa invece vabbè, è da sistemare. Conto di farlo al più presto. Comunque, quando ho finito tutto, fatemi sapere anche questo se vi interessa vedere come ho sistemato un angolo della mia camera da letto e quindi come sistemarsi quando abbiamo poco spazio. Io ho acquistato appunto questo bellissimo rossetto rosa indiano, ormai abbastanza consumato. Comunque sia, questa forma particolare, questo colore è fantastico ed è vero, illumina molto l'incarnato, è adatto alle more, ma secondo me anche alle bionde, io ce lo vedo bene. E poi appunto Clio dice a chi è dedicato anche alle more, soprattutto è dedicato a chi ha anche gli occhi verdi, se non sbaglio ho detto verdi, comunque occhi chiari. Quindi sembrava fatto apposta per me. Poi c'è il gelatino. Poi c'è appunto il gelatino per distinguerli dagli altri, dai rossetti liquidi. Mi piace molto anche il suo pack e mi piace molto anche la scatola, mi piace l'idea della dedica, insomma, a me è piaciuto tutto. Certo, è un design abbastanza, come si può dire? Insomma, è carino come packaging, ecco, quindi è molto, molto spiritoso e divertente, però secondo me rappresenta davvero tanto Clio, quindi sono davvero contenta di avere questo prodotto nella mia collezione makeup. Sicuramente lo conoscerete. Le caratteristiche di questo rossetto, a parte che come vedete il colore è bello pieno e bello intenso, spero si capisca in camera, scorre molto bene e le mie prime impressioni sono buone. L'unica cosa che forse potrei dirvi è che a me sbava un po' sul labbro inferiore, quindi non so, mi piace anche la tenuta. Se vabbè, ho mangiato, ho fatto un pranzo e devo dire la verità che ha abbastanza superato il test. Ovviamente un pranzo anche lungo, insomma, è importante. Invece poi l'ho riapplicato e ho praticamente mangiato solo la torta e lui è rimasto qui. Però a me, devo dire la verità, sbava soprattutto su questa parte qui. E non so perché, insomma, comunque continuerò ad utilizzarlo, ovviamente. Cosa positiva, che non si sente assolutamente sulle labbra, non dà fastidio, cioè non si sente proprio che c'è il rossetto. Le mie prime impressioni sono positive. Continuerò ovviamente ad applicarlo, quindi lo vedremo in azione per altri trucchi. Spero che vi sia utile questa mia prima impressione. Quindi aspetto
sotto ovviamente gli altri prodotti di questa linea di make up di Clio. E finendo questo video parlandovi del giveaway sondaggio, mi raccomando, lasciatemi un commento qui sotto, sia appunto di cosa ne pensate di questo progetto che finalmente Clio ha realizzato, cosa ne pensate per ora di questi due prodotti che ha lanciato, che cosa vi piacerebbe comunque ricevere in questo giveaway, quindi se aspettate con me le prossime uscite. Quindi fatemi sapere un po' di cose qui sotto nei commenti. Con questo è davvero tutto, noi ci vediamo al prossimo video se vi va. Ciao!